Radio Radio presenta Coming Soon Time, una finestra sul mondo del cinema. Buongiorno cari ascoltatori, se ci state ascoltando sulle frequenze di Radio Radio, cari spettatori, se invece ci state anche guardando. Questa è Coming Soon Time, una finestra sul mondo del cinema e delle serie TV con uno sguardo particolare alle nuove uscite e uno spazio che nasce dalla collaborazione fra Radio Radio e Coming Soon. Cominciamo come sempre parlando dei film che sono appena arrivati al cinema. 143 minuti di orrore e possessione demoniaca, dobbiamo aspettarceli dall'Esorcista del Papa. Si tratta di un horror, come potete intuire. Il protagonista è Russell Crowe, che interpreta niente meno che il più celebre, forse esorcista italiano, padre Gabriele Amort, un individuo piuttosto discusso che qui si trova naturalmente a compiere il suo dovere di bravo esorcista. E pensate, questo personaggio, che è scomparso qualche anno fa, condannava una serie anche di personaggi della politica o dell'intrattenimento, dicendo che erano posseduti appunto dal demonio, da Fiorello a Crozza, Peppino Englaro, a Nichi Vendola, a Monti e Fiorello, insomma una compagine piuttosto variegata. Ancora arriva in sala, questa volta si tratta di un thriller, anzi è appena arrivato in sala in realtà da un giorno, Asbestas, e qui è un thriller in cui una coppia francese prende una casa nella campagna della Galizia e naturalmente ne succedono di tutti i colori, come vuole un buon thriller oppure horror, e infatti incontrano dei vicini piuttosto bizzarri. Passando invece al cinema italiano, è arrivato in sala un film che vi consiglio di vedere, si tratta di I Pionieri, il regista è Luca Scivoletto, tra poco lo avremo in collegamento con noi. E il film è molto divertente perché racconta di un'estate, o meglio di una fuga in un'estate, di quattro preadolescenti, quattro ragazzi. Il protagonista è Enrico e si chiama così perché i genitori sono comunisti convinti ed erano ammiratori di Enrico Berlinguer, e quindi lui ha preso il nome da Berlinguer. E la cosa molto divertente è che lui ogni tanto vede Berlinguer che gli appare come non dico in sogno, però così delle visioni, che è interpretato da Claudio Bigagli e che è davvero molto buffo. E comunque i protagonisti, anche se ci sono degli attori conosciuti, adulti, come Lorenza Indovina o anche come Peppino Mazzotta, sono assolutamente i ragazzi. Allora ci vediamo e ascoltiamo un estratto dei Pionieri e poi ne parleremo con il regista Luca Scivoletto. Che per caso hai visto Renato e Enrico tra ieri e oggi? Non mi sembra. Si può sapere cosa state facendo? Siamo venuti in questo bosco per rifondare un reparto dei Pionieri. E che sono? L'organizzazione ricreativa dei ragazzi comunisti. Ma il comunismo è finito. Non qui. Senta signora, cercateveli voi intanto. Sono sicura a vedere la partita dell'Italia, ve lo dico io. Mio figlio non ci sarebbe mai andato. Renato ti fa URSS. E questo era un estratto dei Pionieri, e a proposito dei Pionieri abbiamo in collegamento il regista Luca Scivoletto. Luca, buongiorno. Eccoci, ciao. Eccoti, come stai? Bene, molto bene. Bene, bene, mi fa piacere. Allora, abbiamo appena visto, chi ci sta guardando oppure ascoltato, un estratto dei Pionieri. Allora, la prima cosa che mi viene in mente da chiederti riguarda l'età dei personaggi, perché hai scelto questa preadolescenza? Che cosa succede? Tra l'altro è un'età che viene indagata, se noi pensiamo a Stand By Me, ma anche a tanti altri film, molto dal cinema. Perché l'hai scelta? Perché un po' è perché appunto è stata indagata molto, e quindi molti film, diciamo, della mia formazione da spettatore, anche da cinefilo, sono tra i miei film preferiti. Ci sono film che raccontano appunto quel periodo, un periodo di trasformazione radicale nella propria vita, e forse il momento in cui si cambia di più, mi ha sempre interessato. E poi perché anche il tema del film, quello che racconta, il momento storico che racconta, corrisponde alla mia preadolescenza, e quindi era naturale per me identificarmi con il punto di vista di chi all'epoca, quindi parliamo del 1990, caduta del muro di Berlino, l'Italia che va verso la fine della Prima Repubblica, eccetera, eccetera. In quel periodo io avevo appunto, io personalmente nel 90 avevo 9 anni, però
diciamo, quel macro periodo, ecco, è la mia preadolescenza. E poi mi interessava appunto l'originalità, diciamo, che mi interessava indagare era proprio quella della visione della politica, di cose molto serie, anche di momenti storici molto importanti, come la fine della Guerra Fredda, da un punto di vista un po' originale, diciamo, che era appunto questo di ragazzini ancora non maturi politicamente. Senti, i tuoi genitori, siccome quindi c'è il dato autobiografico, erano un po' come i genitori del protagonista Enrico, e tu avevi delle visioni di Berlinguer che fumava la sigaretta e nel senso, appunto, qual era il rapporto che c'era nella tua famiglia con la politica e con Berlinguer? Vabbè, la mia famiglia ha un rapporto fortissimo con la politica, perché i miei hanno sempre fatto politica attivamente, anche con ruoli di mio padre importanti, dirigente proprio del Partito Comunista. Quindi io ho nuotato in questo acquario fin da ragazzino. Erano così, i miei erano un po' meno rigidi di come li ho rappresentati nei pionieri, perché non ho rappresentato i miei genitori in quanto tali, seppur ovviamente ci sono delle cose che ho rubato alla mia famiglia, alcuni dettagli, però in generale ho fatto un po' un racconto sul tipo di famiglia comunista che, un po' rubando alla mia vita, un po' a quella di altri, un po' inventando, un tipo di famiglia comunista che ho conosciuto, quindi li ho fatti molto rigidi, ma perché ce n'erano di famiglie così, anche negli anni 80 e 90, rigide, partendo da presupposti buoni, cioè da un'educazione che fosse incentrata su alcuni valori importanti, di oltrepassare un po' la tentazione delle cose facili e del consumo facile, eccetera. Quindi, come dire, avevano dei presupposti per me importanti anche, però chiaramente creavano dei corti circuiti col fatto che appunto a 12 anni tu stai crescendo e ti vuoi integrare, la tua priorità è un po' quella, e quindi c'è questo scontro. E un po' l'ho vissuto, nel senso che effettivamente cresce, poi io sono cresciuto in Sicilia dentro una famiglia comunista, quindi oltre ad avere un'educazione di quel tipo, mi trovavo anche in un contesto in cui eri un po' marginale rispetto alla dominanza di qui, che era appunto una cultura più democristiana, molto conservatrice, cattolica, eccetera. E quindi, vabbè, sì, ho un po' preso dalla mia vita, ma insomma, nei limiti. Beh, comunque, sì, anche negli anni Ottanta, sì, i ragazzi andavano alle manifestazioni, avevano i loro striscioni, facevano grandi discussioni, si picchiavano con quelli della fazione opposta, forse era un po' meglio rispetto ad oggi, in cui invece ci si fanno semplicemente le unghie dalla manicure, ma questi sono discorsi retorici. Volevo sapere un'altra cosa. I bambini del film, perché ragazzi del film, perché i protagonisti sono loro, sono anche diversi, perché uno invece è figlio, insomma, lo chiamano fascista, ma insomma è figlio di un altro personaggio del paese, poi c'è la ragazzina americana. Sembra quasi che i bambini riescono un po' a trovare un canale di comunicazione che oltrepassa le differenze. È questo, insomma, c'è una visione positiva in fondo dei ragazzi, o no? Assolutamente sì, perché loro, come dire, vivono quel loro momento di crescita secondo delle esigenze che sono proprio della loro età, appunto, la ricerca della propria identità, poi anche la curiosità nei confronti di questo, di tutto quello che succede in ambito, come dire, amoroso, insomma, i primi baci, la ricerca del primo amore, anche affrontare le proprie timidezze, insomma, tutto ciò che accade a quell'età. E in questo si superano totalmente le differenze politiche che riguardano i propri genitori e riguardano anche se stessi, perché ognuno di noi anche a quell'età si porta dietro chiaramente l'educazione familiare, sia essa politica o meno, è un'eredità che ci portiamo dietro, come appunto lo zaino pesante che si portano dietro i ragazzi quando vanno in campeggio, questi nostri amici. Sì, si supera tutto. Tra l'altro loro vivono in un paese, allora in un paese la cosa buona di crescere in una città piccola, come è capitato a me, è quella di in qualche modo di avere a che fare con una trasversalità nei rapporti proprio sociali, cioè tu puoi tranquillamente avere nella stessa classe il figlio dell'aristocratico e il figlio dell'idraulico, e quindi allo stesso tempo puoi stare in classe con comunisti, fascisti, eccetera. Mi piaceva anche rievocare un po' questa cosa qua. E ovviamente i ragazzi sono quelli che per primi riescono a superare queste differenze. Ci sarà l'adolescenza e l'età adulta per ritornare forse su posizioni di contrapposizione. Però mi piaceva anche proprio l'idea di ricreare in questo piccolo mondo che loro ricreano, un bosco sospeso tra realtà e immaginazione, se vuoi,
proprio i comunisti, il fascista e l'americana, che era un po' dei mondi completamente distanti che si scontrano, si ricompongono in maniera diversa. Insomma, mi piaceva questa cosa qua. Solo nei paesini può avvenire una cosa del genere. Senti, un'ultima cosa, Berlinguer è interpretato da Claudio Di Gagli, che parla un ottimo, insomma, parla un ottimo accento sardo, e che tra l'altro con questa sigaretta, ecco, come, perché hai scelto lui? Come ti è venuta questa idea di questa apparizione? Non è capitato a me di vedere Berlinguer, diciamo, i fantasmi di Berlinguer in giro. Però è la metafora di una sorta di fantasma e di modello che un po' chi è cresciuto in quel mondo in cui sono cresciuto io, ma direi anche oltre, cioè la politica e la sinistra, ci sono, fanno parte di quei personaggi della storia italiana che in qualche modo sono i nostri riferimenti, ecco, ce ne sono ovviamente anche altri, ecco, però per me il mio modo di guardare a quella storia viene anche di contraddizioni, è comunque legato a quella figura. Quindi sono partito da lì. Sono partito anche dall'idea che lui fosse un po' un amico immaginario come mentore, come l'abbiamo visto anche in tanti film, uno stile, qualcosa che a me piace molto mettere, il mentore che appare dalla propria immaginazione. Berlinguer, come dire, è anche, se vuoi, la immagine positiva che ha Enrico, il nostro protagonista, di tutto quel mondo in cui è cresciuto, un mondo molto legato al padre. Allo stesso tempo è un'immagine ed è una figura un po' paterna da cui si deve liberare. Insomma, noi siamo educati in un certo modo, a un certo punto c'è questo momento della crescita in cui vogliamo dir no ai nostri genitori. E quindi nel momento in cui lo facciamo, che succede? C'è una parte di noi, c'è una sorta di superio, di coscienza interiore molto forte, che ci dice non fare questo, perché questo va in contraddizione con quello che tu sei e con cui ti hanno educato. Allora abbiamo avuto con gli sceneggiatori, con Eleonora Cimpanelli e Paolo Pirone, abbiamo affrontato il tema, ha detto ma perché non facciamo incarnare tutto ciò a una persona sola, e in questo caso è Enrico Berlinguer, e ci dà anche l'occasione di raccontare un Berlinguer zio simpatico, appunto, con questa sigaretta, mi fumava molto Berlinguer, e con questo un lato un po' inedito, chiaramente un Berlinguer immaginato. Certo. Da me, da noi, e quindi è il Berlinguer figlio di come noi abbiamo visto questo grande leader politico, chiaramente. Poi so per racconti, per cose che ho letto, che è una persona profondamente simpatica nella sfera privata, è molto seria, seppur gentile e dolce nella sfera pubblica, ma comunque seria. E niente, quindi questa è stata un po' l'idea di Berlinguer, e credo che, insomma, è un momento di che tra l'altro chiedevi di Claudio Bigagli, ha incarnato esattamente questa idea di un Berlinguer immaginato. Non ho cercato l'attore con la somiglianza fisica o da truccare, questa è una cosa a cui tengo molto, non volevo far creare la maschera di Berlinguer, dici guarda quanto è uguale a Berlinguer, no, guarda quanto è Berlinguer nell'intimo Claudio Bigagli, e ci è riuscito perché è un grandissimo attore, ma anche quanto è Berlinguer nell'idea che avevamo noi. Mm-hmm. Senti Luca, io ti ringrazio tanto, e il film è appena arrivato in sala, quindi andatelo a vedere, e io ti saluto, tanto noi poi vediamo e ascoltiamo delle altre immagini, insomma un altro estratto del film, e torna presto a trovarci. Grazie. Grazie per l'invito, a presto. Ciao. Ciao. Un estratto. No.